fase operativa ordinario. Perfetto, magnifico. Faccio da terzo giorno. Porca miseria, ragazzi. Molto bene. Eccoci qua per il terzo giorno, partenza di questa, ultimo giorno di questa avventura. La giornata è bellissima anche oggi. Vediamo di divertirci come abbiamo fatto ieri. No, qua ovviamente non si guadagnerà niente, da visto i pochi che ci seguono. No, speriamo che poi piaccia questa esperienza, questo racconto esperienza video. E, è tutto nuovo per noi, non avendola mai fatta non sappiamo cosa ci aspetta oggi. Ieri ci avevano detto che la gara sarebbe stata particolarmente difficile, in effetti le zone ad alta difficoltà, come le chiamano qua, erano veramente di livello mondiale, comunque azzerate dai big, quindi sono ancora in 4 a girare a zero. E, però al di là di questo è stata una bellissima giornata di gara. Vediamo oggi cosa ci aspetta e via, ci vediamo a fine giornata. Sorriso per la strada. Oh, l'unico che c'è i pantaloni sporchi sono io, però. Ecco. Quello che ha fatto qualcosa, vedete, ha fatto un cazzo, tutti puliti siete. Io come sempre di default, mi prendeva sempre per il culo, non ti sporchi mai, basta evitare la pozzanghera, lo sai. Certo, è possibile? Sì.
pochettino più a destra, eh. Io un po' più a destra, io ho preso troppo a sinistra, ok? Il terreno adesso, ma ieri proprio non c'era assolutamente, cioè... bravo, bravo, cazzo, che azione, sì, bene, bene. Bravo, anche te con l'azione, sì. Occhio Dani. Facile Albi! Thank you.
avanti lo sguardo, eh! Guarda avanti! Vieni al parafango! Alla fermata intermedia, dove
ci danno da mangiare. E qui, oltre al rifornimento, ci sono anche i furgoni delle aziende che vengono a sistemare un pochino le moto se è il caso. Ecco qua. Prima parte abbastanza scorrevole, poi le ultime zone prima del ristoro decisamente impegnative. E tanto tanto viscido. Ma va bene dai. Io come al solito mi sto divertendo. Inizia ad arrivare un po' di stanchezza, ma tutto nella norma, essendo anche il terzo giorno e comunque non ho più esattamente 20 anni, quindi ci può stare. Comunque bene, bene, continua questa splendida esperienza. Ci vediamo a fine gara. Yeah.
mia madre, mia madre. El problema es que si pasas de lunes de marzo a marzo. Ya, ya. No, yo me pararé ahí. No, devi andare su dritto rispetto a ieri. Direttamente dove c'è la, le piante, dove c'è scritto il cartello 3. Ma fatta per 5 paolo, non è arrivata? No, perché non l'ha guardata, è andato su lì, pensava di girare a sinistra come ieri. Ah. E invece... Non è tempo, sì. Sì. Mamma mia che recupero. Occhio, eh. C'è stato uno che è venuto giù a 700 all'ora prima. L'è passata fuori? Quasi, ha messo giù un piede e ha salvato la pianta. Mitico Alp. Ma li faccio diretti, 1-2. Sì. Fanculo. Venga un fuerte applauso para Martina del norte de Italia. Gracias por venir. Grazie mille. Inghilterra. Ah.
Vinga, públic, un fort aplaudiment. Que en Jack segur, segur, segur que acabarà entre els tres primers. No, qua non puoi prendere un, praticamente puoi solo fare così, bloccare. No, te fai sì. Allora, ecco qua, due dei grande componenti. Dani! Com'è andata? Ah, ma non l'hai
bene oggi. Allora, il terzo giorno bellissimo, bene. Anche oggi il bene. Primo, il secondo bello. Come è andato, bello? Dani? Okay. Terzo giorno no. Okay. Cos'è che ti ha dato più fastidio? Stanchezza? Stanchezza. Allora, hai fatto tre, non cinque, eh? Sì, tre. Beh, sì. Cioè, non sei salito con la cagatina lì? Non sono salito sulla cagatina. Ragazzi, a caldo, esperienza? Dura. Dura, ok. Da rifare o...? Sì, assolutamente. Ma sì, dai, diciamo sì. Con un allenamento diverso. Bene, ok, perfetto. Ti aspettiamo alla fornace. Ecco qua. La nostra giovane promessa. Com'è Dani? Come sei messo? Distrutto. Distrutto? Ti è piaciuto a parte la stanchezza? Sì, sì, bene, bello, bello, bello. Papà cosa dice? Papà è una merda, papà. Un cadavere. Un cadavere. Un cadavere secco ormai. Oh, perfetto, ottimo. Però ce l'ho fatta. Dai, dai, dai. La prossimo anno? Ancora, per certo, forza. Bene, ottimo. Molto bene, molto bene. Buone. Quella che avevamo guardato come per sì fuori tempo. Sì. Giuseppe, ti sei divertito? Molto. Bene. Rifacciamo? Penso che serva più che altro per farli a lei, spero che l'abbia aiutato per farla, per, beh, anche per me con il tempo. È la famosa terapia fornace da un punto di vista tecnico e poi invece dal punto di vista della gestione della gara ha aiutato. Le fornace vanno troppo forte. Non venire giù di più quando piove, devi venire giù perché sì. Per togliersi questo vizio così. Oggi non so perché si è legato al fatto che era meno irruenta, sì. Allora era più blanda, la moto la faceva andare con una guida un po' più dolce, sì. E forse è andata via per quello, non so. Ma è un po' quello che deve impostare come atteggiamento. Mi ha appena mandato gli auguri di buona Pasqua all'Andreoli, guarda cosa mi mando adesso. Buona Pasqua di Gattello. Poi diciamo il diario di quella cazzata lì oggi è solo quella? No, io non mi sono divertito tantissimo perché mi sembravano un po' troppo strettine come zone rispetto a ieri, mi dava l'idea di sì, quello è vero, non so, ieri mi sentivo di guidarla più, di condurre di più la moto, oggi mi sembrava tanto strette, dovevo stare attento alle virgole proprio, però vabbè, cioè, sono divertito a averne di zone così. E poi abbiamo picchiato giù di zona, sì. No, era 30, quello 60, che era quello che dicevo, che comunque cioè, fare 90 zone e che siano sempre belle non è facile. E comunque erano tutte belle, che uno può sì, dire. Sì, non puoi, ma, non da, si può dire che no, assolutamente. Dai, siamo obiettivi. Sì. Andiamo a sentire Paolo. Paolo, e torniamo l'anno prossimo? Certo. Bene. Io ho già chiamato uno dei miei soci per... Bene, bene. Però non mi ha risposto. Ah, no, non mi ha risposto. Andrea. Eccoci, siamo arrivati alla fine di questa bellissima esperienza. Terzo giorno, finito. Zone un pochettino meno intriganti rispetto agli altri due giorni. Però è sempre una bella manifestazione, assolutamente. No, ho fatto uno. Non è vero. Sì. E noi non l'abbiamo guardata, ho sbagliato la fatale prima. Questo va tagliato. Dicevo che è assolutamente molto bella. Facciamo. Abbiamo finito questa terza giornata. Le zone non sono state bellissime, intriganti come quelle dei primi due giorni, forse. Gli organizzatori sono ovviamente un po' stanchi, effettivamente 90 zone in tre giorni sono tante, tutte diverse da tracciare, quindi comprensibile, però il livello comunque è sempre gradevole, assolutamente. Penso che al 100% ci tornerò, è un tre giorni di trial bello, uno stop naturale, non imposto, nel senso che le zone sono talmente scorrevoli che gli spostamenti sono praticamente inutili, tranne ovviamente le zone ad alta difficoltà, come le chiamano loro, che sono 3/4 ogni giorno,
e servono un po' per fare la differenza nella categoria assoluta con i big, che sennò girerebbero a zero senza grossi problemi. E bello, ripeto, una manifestazione che bisogna provare a frequentare, e ci vediamo l'anno prossimo assolutamente per questa 3 giorni 2023. Grazie a tutti, ci vediamo poi in Italia ai prossimi video. Ciao.